Life works? Sicuro? Ok. So faccio sta cosa in tre lingue: italiano, inglese e un po' di napoletano. We start at two, iniziamo le due. Però nel frattempo vediamo un attimo gli ingredienti. So we start at 2 o'clock, 2 p.m. But in the meantime, we can start to check the ingredients, right? So we can start to wait. We can start to prepare things, actually. So to repeat the recipe for everything, per ripetere la ricetta di tutto, insomma. For the dough, per l'impasto, farina, flour, 150 grammi, 150 grams. Water, acqua, uguale, same. 150 ml, same of 150 grams, uguale a di 150 grammi. Poi serve burro, 100 grams, 100 grammi. 3 uova, 3 eggs, medium if you get it at the supermarket. A pinch of salt. Then, for the cream, which is a very simple cream, easy. Milk 250 ml, 250 ml di latte. Sugar 4 spoons. Rasi, quel silera. Vediamo dopo. 4 spoons, 4 dopo cucchiai. Farina 2 cucchiai. Flour 2. Then we have eggs 3. We will see everything. Just ingredients. And one lemon. That's enough. That's for the dough and the cream. Then we will need to finish it. Cherry in syrup. The one you get in a jug. No? Le ciliegie amarene, veramente. Amarene le sciroppate. Poi ci servirà un po' di zucchero a velo. Icing sugar. That's for the end, of course. Poi ci sono le due versioni. Una è fritta e l'altra è a forno. Quindi per friggere ci vuole l'olio. Io direi almeno 1 litro di olio, di semi. Qualsiasi semi funziona. So to fry it, if you want to fry it, if you want to keep it light, we can bake it. We will do both. So to fry would be at least 1 liter of seeds oil. Okay. So now I'm just testing. Test. Lasciate qualche commento, quindi riesco a vedere se va tutto bene, se è tutto a posto. Ditemi anche se funziona l'audio. Audio? Is the audio okay? Okay. Allora, essenziale a glass of wine. Iniziamo alle 2, ci mancano 15 minuti. In the meantime, I will tell you a little bit the story of this dessert. Today is that's for the international, let's say. I know there are some friends they are connected by, they are connected, let's say, overseas. So we do it in English, e poi parlo in italiano dopo. I used to make this thing when I was kids, like the day before, the 19th actually. For a couple of reasons we do it the day before. One, because the quantity we were making it. It was just unthinkable to do it the same day. Second, because the paste, the day after, gets a little bit more soggy. So some people prefer, and we used to like that. It was a day when me and my mom were in the kitchen the whole afternoon, you know, coming back from school and working on it and making it the whole afternoon. 20, 30 of them was for the school. So on the 19th in the morning, I was bringing it to my teacher, to my friends at school.
Why I was bringing it, I was not a father at the moment, at the time I'm not a father now, but because also Father's Day in Italy is St. Joseph's Day, and my name is Giuseppe. So St. Joseph's Day, Giuseppe, we had to celebrate with friends first of all. So the first 30 were for the school, you know, 26 kids, no, 20, I don't remember, 22, 23 kids, then there was the teacher. And since they were so good, they were the teacher of the other classes coming. My teacher at the time, she preferred the baked one because, you know, they are lighter. I don't know what does it mean lighter when you have creams and sugar and all the rest, right? But they are lighter. So that was the first step. Then there were the neighbor. At the time, I remember no one was buying those, you know, no one was buying Zeppoli at the pastisserie, never. It was always a fight between who was making the best one, right? So there was your uncle, you know, she was making it smaller, you know? The other one, he was making a little bit fatter. The other one, he was making with more oil, less oil. So it was a kind of battle where people were showing off their culinary, you know, skills. I don't know if we won, me and my mom, but at the time, it was fun. People were coming, they were bringing yours, you give me mine. It's just one of those times that we are losing, you know, where just your neighbor, they bring you a stuff just because they want to share things with you. So because of this situation, what I thought was like, oh, people this time, they can't really go to any pastisserie to buy anything. So what I thought was like, why are the people making it by their own? Because the recipe as we make it is very easy. Of course you can make it better. We are not, you know, I'm not a chef, I never been. But I like to eat them. So of course you can make it, you can improve it every time, but you know, that's the basic to make a nice Zeppoli. I will do it a bit in Italian, so we have a little bit of time. So questa è le zeppole, mi ricordo quando ero piccolo, insomma, andare alla scuola elementare, questo è il periodo che mi ricordo, nessuno le comprava. Ognuno si faceva le proprie, insomma, e poi si portava un po' di qua, un po' di là. Era come una battaglia, no? Chi faceva la zeppola migliore. E già sapevi che e già sapevi che tua zia di là le faceva un po' più grasse, un po' più di olio, un'altra ne sapeva fa proprio, l'altra già sapeva che la crema sapeva di uovo. Quindi c'erano queste dinamiche che si creavano intorno a queste zeppole, era fantastico. Poi c'è chi faceva forno, chi le faceva fritte, noi le facevamo tutte e due. Prima cosa le facevamo il giorno prima, mi ricordo. Io tornavo da scuola all'una, già giustificato il giorno dopo per i compiti, perché si dovevano fare le zeppole, ovviamente. E quindi le facevamo il giorno prima di tutto per l'enorme quantità. Cioè, perché una trentina dovevano arrivare a scuola. La maestra non mi giustificava se non portava le zeppole a scuola. Una trentina a scuola per 22 alunni, più la maestra, più le altre maestre, perché erano buone. E quindi si creava questa festa a scuola, insomma. La maestra, mi ricordo, la maestra Fonderico si chiamava, le preferiva al forno, che sono più leggere. Voglio capire questa leggerezza, che la crema, il zucchero e tutto il resto, però sono più leggere. E ti devo dire la verità, si mantengono anche meglio nel tempo, se resistono. Di solito no, di solito il massimo 19 sera erano finite, insomma. Poi c'erano i vicini intorno, perché io mi chiamo Giuseppe. Quindi loro venivano da me e mi offrivano le loro zeppole e si mangiavano le nostre, insomma. E quindi si creava tutta questa dinamica a casa di gente che entrava e usciva con questi piatti, mi ricordo, coperti di alluminio, la carta da forno è cosa nuova, coperti di alluminio, le stesse cose, gente che andava e veniva, grandi, piccole, fritte, cose. Buone cose che si sono perse, ovviamente. E quindi quello che ho pensato è proprio questo, insomma. Dato che quest'anno non possiamo andare in pasticceria, ce la facciamo a casa. Sono andato a ripetizione da mia mamma l'altro ieri, che mi ha spiegato di nuovo la ricetta, ovviamente, che non la facevo un sacco di tempo. Ne abbiamo fatto un paio, sono buoni.
E mo fra qualche attimo le facciamo assieme. Direi che potremmo già iniziare già solo a prepararci gli ingredienti e poi iniziamo piano piano a fare le cose. Allora, iniziamo a mettere la farina, insomma. A pesarci la farina. Ci serve per l'impasto, ripeto. For the dough, I'll say it again. Lo ripeto, sono 150 grammi di farina, 150 di acqua, è sempre la stessa quantità. Boh, la pasta delle zeppole, questa qua, è la pasta choux, quella che si fanno i profiterol, può essere sia dolce, diciamo. L'altra volta mi sono avanzato un po', che ne ho fatte due, mi sono mangiato gli scaroli, buono. Quindi si possono utilizzare anche per ricette salate. Buona non solo da me, però mia mamma apprezzata, insomma. Spero che sta seguendo, poi vediamo. Quindi, la pasta è quella asciutta. È semplicissima. E poi vedremo come si fa. Comunque, iniziamo a pesarci un po' le cose, in modo che alle 2 siamo pronti per fare questa cosa. Immancabile un bicchiere di vino dopo pranzo, ovviamente. Rosso, bianco, decidete voi. Però. Allora, che ci sei? Spero che qualcuno già stia lì, quindi ci organizziamo un attimo. Allora, iniziamo a capire quello che ci serve. Allora, una pentola di queste dimensioni. Più o meno. Ci serve qualcosa che per pesare. Una cosa del genere, oppure c'è un pesagrammi, come si dice, scale, un po' di farina, delle uova, abbiamo detto. Se poi, vabbè, se avete domande nel frattempo, io c'è l'assistente, insomma. L'assistente vi dirà cosa vi serve, insomma. Quindi, let's make this thing interactive, no? Interattivo. Se avete domande, se avete bisogno di più tempo, ditemelo e me lo riferiranno, eh? Arriverà la voce. So, if you want me to go slower, if you have any question, if you have anything, just type a comment, right? And someone will let me know. Also, I would like to see who you are, right? You know, just post a picture with who are you making it. Mi piacerebbe anche capire con chi le state facendo, perché, come dicevo prima, è sempre stata una cosa che ho fatto in famiglia, quindi era un momento per stare assieme, insomma, per litigare, un sacco di cose succedono. As I was saying before, you know, it's always been a moment where people were gathering together. So it would be nice if you can just make a picture of yourself and just post it in the comments or in a Facebook event. So let's wait a little bit more. In the meantime, I would say the recipe is very easy, no? Everyone really can make it. It's easy because that's the way I used to make things. You know, with few ingredients, a little bit of time, a little bit of passion, and things that just come. I did it when I was kids a lot, many times. Then I did it again when with my girlfriend at the time, and it was nice. It was just a nice moment, no? You know, cooking together is always like this. And now I'm doing it again. We've been doing it the last few days. I've been eating zeppole for the last 2 days, actually, trying different versions, different things. And that's been nice, let's say like this. So what we're gonna do now, we're gonna slowly start the thing. In italiano, spero che siate con qualcuno veramente, perché è sempre stato un momento di aggregazione fra le zeppole, specialmente ora che dobbiamo stare a casa in un modo o nell'altro. Quindi inviatemi qualche foto. Alla fine, inviatemi le foto delle vostre zeppole. Se è la prima volta che le fate, non verranno stupende, ma buonissime, che è quello che ci interessa.
L'impasto che ho, diciamo, la quantità di impasto che avete, la quantità di ingredienti che avete qua, ne usciranno una 10 grandi. O, come piacciono a me, quelle piccole. Piacciono a me piccole così perché è un solo boccone, fantastico. Non te ne accorgi nemmeno. So, with the ingredients you have, and the dough we're gonna make it with the cream and everything, you should be able to make at least 10 zeppole, which is made like this, or 15, 20 of the smaller one, more like this. I prefer the smaller one. Why I prefer the small one? Because it's one bite. You put it in your mouth, you don't realize it, it's gone. No regrets. So let's start to weigh the ingredients, right? We will start with the dough. So for the dough, we need 150 gram, 150 gram of dough, of flour. Also, the live is on the Pepe and F&M page, so you should be able to see it from there. Okay? Someone is telling me that from the PC it doesn't work. Okay. Let me know if everything is okay. If it's not okay, all good. Let me know. Okay. We set it. Nice thing, never works. We said 150 gram of flour, 150 grammi di farina. Io ho la bilancia elettronica, professionisti, ma you can use a jug, puoi usare la jug, puoi usare quello che ti pare, qualcosa che ti dia modo di pesare. Vai, 150 gram, which is uno, due, tre, quattro, perso il conto. Eccoli qua. If it's 151, 152, it's okay. Yeah? Se è 150, 151, 149, 148 e mezzo, non fa niente. Poi serve acqua, 150 ml. Sorry for the shoulder, scusatemi le spalle, 150 ml. Poi ci serve il burro. Butter. Non facciamo pubblicità a nessuno. Questo è da 200. Qua in mezzo, qua in mezzo. This is here, look. Perfect. This is 100 gram. 100 gram of butter. 100 grammi di burro. Il burro me lo taglio a pezzetti così che poi si scioglie meglio. I'm just preparing the ingredients. We're gonna start to cook in a few minutes. So, burro, butter, 100 grams. What we will need at the moment is this. Ah, and a pinch of salt. So, it's 2 o'clock. We are starting to make zeppole. So, Happy Father Day in Italy. Se c'è qualche papà che sta seguendo la situazione, auguri. Auguri a me, it's St. Joseph Day, I'm Giuseppe. Grazie, auguri.
Mi aspetto tutti quanti a fare auguri, 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 congratulations, congratulations, eh? Ok. Allora, very easy, no? Semplice. Spero che abbiate tutti gli ingredienti. Prima di iniziare, prima di tutto, detto con la voce di mia mamma, iscola! No. We have to take the cherry out of the cider. Dobbiamo togliere le amarene dallo sciroppo. Perché? Perché se no quando mettiamo dopo sulla crema si vede questa cosa che scorre, che non fa bene a nessuno. Se riesco ad aprire questa cosa, ci sono riuscito. If I can open this thing, we start to take off. Take off from the thing. All the amarene. I guess you have a jug, you have a anything, so just get it out. Le prendo una a una e le lascio qua, le tolgo dallo sciroppo. I take off from the syrup. Ok? Sì? Ok. Why we do this? Because we don't like the syrup to go on the cream after. So the amarena has to be very dry. Don't forget to try it. Mm, è buono. It's very good. Very nice. With the syrup, the one is left after, you can make drinks. When I was kids, I was just drinking it, like this. Because my mom was making zeppole, so I had a little bit of freedom to do whatever I want. So I was going in the fridge just drinking. Quando ero piccolo io non lo bevevo basso, però si può usare per un sacco di cose, gelati, è buonissimo il sciroppo. Le vogliamo togliere da qua e la lasciamo in una ciotola, insomma. Ne ho comprate qualcuna in più, perché mi piace. I bought some more because they are really good. Fantastico. Allora, eccoci qua, quasi finito. Allora, abbiamo detto che di zeppole grandi ne verranno una decina, di quelle più piccole 15-20, quindi a voi la scelta, se vi piace più grande o più piccole. Mia zia le faceva grandi e noi le facevamo piccole. Questo sciroppo, quando ero piccolo non bevevo così, ma mi sono fatto grande, bevo in vino. Allora, questo per dopo. Sono qua, si vedono? Perfetto. Le togliamo perché hanno la rizza alla fine, quindi le lasciamo qua. Speriamo che i gatti, i cani, non se ne mangiano. So we take them out because we don't need it at the moment. What we need now is a sip of wine. Quello che ci serve adesso, we start with the dough. Iniziamo con l'impasto. L'impasto choux. L'impasto choux si fa in due fasi, diciamo. Una prima fase con il burro, la farina e l'acqua, e un poco di sale. Poi dopo ci aggiungiamo le uova. Quindi, fire on. What I was saying is like the choux dough is made in two phases. One with water, 150 ml. Butter, 100 grams, precise, has to be very precise. 100 grammi di burro, mettiamo dentro. Preciso adesso. 100 grammi di burro, un pizzico di sale, a pinch of salt, like a really pinch of salt. Maybe when you do the savory version, we can put a little bit more of salt, but just a little bit. And we have 150 grams of flour ready to go. Wait. So what we need to do now is to melt the butter within the water. So che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che
che il burro si sciolga nell'acqua. Ripetiamo, 100 g of flour, questo è quello che sto facendo io, come ho detto, se ne volete di più, fatene di più, da doppia delle dimensioni, triplo, dipende quando le volete mangiare, insomma. So, ripeto, 150 di acqua dentro, 150 di farina, 100 di burro, un pizzico di sale e aspettiamo. Cosa dobbiamo aspettare? Che il burro si sciolga, si vede? Oppla, si sta sciogliendo piano piano. Allora, the butter is melting slowly and he has to melt slowly. Don't put the flame too high. Never. In the meantime, salute. So what I was saying, for the one that just came in, let's say. So this is something that we used to do when I was a kid. We used to make, you know, huge quantity of zeppole. It was for the family, for the neighbors, it was for the school, for everyone. Father's Day has always been an important day here in Italy, especially in Naples. We used to make, you know, little artworks for Father, but at the same time it was my, how do you say, my same day? My name day, right? Giuseppe. So for me it was a double excitement, it's always been like this. So, ci siamo quasi, il burro si sta sciogliendo e questa è una cosa che deve essere fatta molto molto rapida. Attenzione a questa fase. Quando inizia a bollire, spostiamolo dal fuoco. When it starts to boil, take off from the fire, put everything in it, mix it, and put it back on the fire. And carry on mixing it till the flour has absorbed all the water. Fino a quando la farina non si assorbe tutta l'acqua. Dopo 2 minuti, come lo sto facendo io, as I'm doing it, you will have a bowl like this. Okay? That's what you want. Okay? What you want is a bowl like this. Quello che vuoi è una palla così. Ok. So, la lasciamo raffreddare. Come l'ho fatta? Per quelli che si sono collegati adesso. Ho messo 150 ml di acqua in the pan. L'ho fatto bollire con il burro, 100 grammi. Un pizzico di sale, appena è iniziato a bollire, l'ho tolto dal fuoco, ci ho messo tutta la farina, iniziato a girare un attimo, like 10 secondi, e l'ho rimesso sul fuoco, e ho girato di nuovo. Il risultato finale è una palla come questa, che deve essere morbida, perché c'è il burro, ovviamente. Ok. So the final result will be a bowl like this, where the flour has absorbed all the butter and the water. Ok, I will leave it there. Ci siamo? Is everything okay? Can we go on? Put some comments. Yes, yes, so I know that everything is okay. Tutto a posto, andiamo avanti? Mo. Mentre quella si raffredda, perché si deve raffreddare un po', cosa andiamo a fare? Ci andiamo a organizzare per la crema. Mi sciacquo questo? No. Allora, per la crema che ci serve? Limone. Dimenticato di sciacquare, anche se non serve. Allora, il limone serve per aromatizzare un po' la crema. Questa parte, sì, anche questa è diversa da famiglia a famiglia, è sempre stata diversa da famiglia a famiglia. C'è chi ci mette il limone, la scorza, chi ci mette l'arancio, chi ci mette la vaniglina. La vaniglina non è mai piaciuta perché è un estratto chimico, insomma, quindi a casa mia ci è piaciuto sempre poco.
Potete aromatizzarlo con quello che vi pare, insomma, però un sapore un po' più acido, il limone, cosa va a tagliare un po' il sapore della crema che a volte può essere pesante. Allora, ci serve un limone. Why we're using a lemon? To give a little bit of flavor to the cream. Yes, but why a lemon? Because as I was saying, you know, different family, they have different way of doing these things, let's say. So some people, they will put an orange, some other people, they will put lemon. So we use it here, a kind of a flavored liquid, right? Which, with the taste of vanilla. At my home, we are doing with lemon, first because we have a tree just outside the home. And that's another story, another long story. Second, because the freshness of the lemon is cutting a little bit the cream, the fat of the cream. So, with the knife, con un coltello, prendiamo solo la parte gialla, quindi sottile, sottile, a really thin slice. I will get it later. Okay. One, two, and three. That's what we need, okay, from the lemon. I have something like this. I will put it here, the lemon. Then, to make a cream, we will need fat milk. 250 ml. 250 ml di latte intero. Perché intero? Perché abbiamo bisogno delle proteine che sanno il grasso che c'è qua dentro. Se lo fate scremato, la crema sì è buona, però come dite voi è leggera. Quindi mangiatene meno, ma mangiatelo per bene. Come direbbe mia mamma, fallo come si deve. Ecco. Quindi 250. milliliters of fat milk. It should be the one with the blue cup, huh? I think it's all over the world like this. This one we don't need it anymore, so we keep it away. 250 of fat milk. Then sugar 4 tablespoons. What we can start to do actually is to heat up the milk. Put the milk in a little pan like this, pot pan. Right? Turn on the fire. Mettete la fiamma bassa perché dobbiamo fare altre cose, ma nel frattempo si inizia a riscaldare. You put it on a low fire because we need to do other things. Got our lemon skin, lemon zest, just leave it inside. In another one, what we need is 3 egg yolk. Huh? So we need to separate the white from the red. Ci serve solo il tuorlo all'interno, quindi dobbiamo separare, diciamo, il bianco dal rosso. Questo è sempre stato, cioè una volta che riesci a fare questa cosa è diventato un adulto a casa mia, insomma, perché prima era solo è solo compito delle mamme, insomma. Nel momento in cui riesci a fare questa cosa significa sei diventato adulto, è quasi come prendere la patente. So this thing is what changed from, you know, the step from childhood to adulthood. Once you can separate the yolk from the white, means you're becoming a man or a woman. It's a bit, you know, getting a driving license. 1, 2, 3. And 3. 3 egg yolk. 2, 3. Voilà! Con questo bianco ci facciamo le merendole, forse. Un attimo, poi ci dobbiamo mettere zucchero
4 spoon, 4 cucchiai rasi però. Not full one, just rasi. So, 1, 2, 3, sì, e 4. Potrebbe iniziare a girare un po', sinceramente. Potrebbe mescolare bene lo zucchero. Stir it a bit and then we're gonna add the flour inside. In the meantime, there is the milk is warming up. Huh? I don't know if I have to show you this, but it's egg yolk with sugar. Yeah? Then we can add the flour. 2 cucchiai rasi. Uno. E giriamo. Tanto dobbiamo aspettare il latte uguale. So one and we stir it. Mescolate per benissimo. Mix it very well. You don't want to see any flour, you don't want to see any sugar left. Everything has to be very, very smooth. Now, when I was kids, this one it was just the first step to start to try things, no? Because it's a zabayon basically, it's eggs with sugar. So this one was the happiness of, it was the happiness of everyone. Even if at one point, because we are getting the eggs from the farm next door, from the neighbor, so it was healthy stuff. So quando ero piccolino, queste erano le prime litigate, insomma. A chi si prendeva questa cosa e iniziava a vedere l'uovo con lo zucchero? Mo da grandi invece, andiamo in via. Allora, to check the temperature of the milk, you need this. So, per controllare la temperatura hai bisogno del mignolo, questo. You put it inside and you check what happened. Wash your head. No yet. Non è ancora pronto. Alziamo un po' la fiamma perché siamo pronti con le uova, lo zucchero e la farina. So, what did I do? I put 250 ml of milk with the lemon zest on the fire. I put it low at the beginning because I had to do the eggs. So 3 egg yolks, 4 tablespoons of sugar, not a big one, raised, 2 tablespoons of flour. Mix it very well. I'm waiting for the milk to warm up. It doesn't have to boil, but when it's warm, I will put the milk in this one and we start to stir it again. So I put the flame a little bit up so the milk will go. Again, it doesn't matter if it boils, if it doesn't boil, but it's better if it's just warm. So deve essere solo caldo, non deve bollire. Mettiamo le cose che non ci servono fuori dalla portata. Possiamo iniziare a controllare la nostra shoe paste. Ma bellino. Allora, termometro. No, non ancora. Possiamo pure girare un po'. We can stir it a little bit. So why we put the lemon zest in this? Because the lemon zest is leaving the flavor. We will put it in the cream as well. But then at the end we will take it off, because otherwise it will be too sour. So perché il limone l'abbiamo messo nel latte, ovviamente, che si sta aromatizzando, poi dopo lo toglieremo quando avremo finito la crema, insomma. Crema semplicissima, questi sono gli ingredienti.
Già si sente un po' l'odore di limone, fantastico. Questo lo mettiamo. E ci siamo quasi. Alziamo un po' la fiamma. Vediamo che inizia a fare le bollicine. Ta ta ta. San Paolo si è camminato. Siete seguendo tutti quanti? Siamo tutti allo stesso passo? Se devo ripetere, ditemelo che lo facciamo. If everyone is everyone following, everyone is on the same page, right? We are doing cream now. Why we are doing the cream now? Because the cream has to cool down as anything else. So we are doing a bit of that, a bit of that. Now we are doing the cream. Also because we can try. So the milk is bubbly. What I will do, I will take all of this, and I will put it in the egg. And stir it. Yeah, make sure that the egg is melting in the thing. I put lower the flame a bit. If you are in Asia, you know, it's a European flame. So it's different from a wok flame. E che faccio? In senso orario, yeah? Clockwise, no counter clock. Clockwise, I'm stirring my cream. Clockwise, in senso orario, stiamo girando la crema. E piano piano faremo evaporare l'acqua che c'è nel latte e uscirà la nostra crema. Ma non deve essere troppo densa, perché quando la togliamo si continuerà ad addensare un po'. Però se proprio succede che sta crema è diventata una pietra, o la rifate e vi mangiate quella, che è fantastica, l'abbiamo fatto ieri, buonissima, colazione, oppure ci potreste aggiungere un po' di latte. Dato che è semplicissimo così, già rifatelo, insomma. If the cream is becoming too thick, what you can do is, or you keep it and you eat it for breakfast, or what you can do is just remake it. It's so easy. So the cream is start to coagulate, no? Take off from the fire, close the fire. And that's more or less what you want. Something like this. Not too liquid, not too. Right? That's the consistency you want at this point. Like this. Come questo, guarda. Eh? Non troppo liquido, non troppo rosso. Now, we need to take off the lemon zest. Dobbiamo togliere il limone da dentro. Se no poi diventa acido, cose. E questa è l'occasione per provarlo, ovviamente. È calda, eh? It's very hot, so be careful. Sì. This is one, where can I put it? Here. Dove lo metto? Mettiamo qua dentro. Una. Una bella crema gialla è uscita, buona, buona, buona. Ho perso le altre due. I lost the other one. We will find them later. This is another one. Questa è un'altra. There is another one I can't find. La crema deve essere senza agrumi. If you have the cream has to be without lumps inside. If you have some lumps, you can use a strain. Se avete dei grumi all'interno, potete usare un passino, insomma, con la maglia stretta. La mettete dentro, la fate uscire e è tutto a posto, insomma. Però non dovrebbe uscire con i grumi. Se avete seguito bene, la crema è smutta. Va, proviamo questa crema. È buono. Very good. Very, very good. Fuoco con olio con olio. Il fuoco basso, sì. No, il fuoco basso. Non troppo basso, però deve evaporare. Proviamo. La crema è fantastica. The cream is really good.
Madonna. Mmm, ma buono. Alright. Questa è fatta. The cream is done. Faccio un'altra questa consistenza, non per farvela vedere, ma perché mi devo leccare la cosa. I did this for one reason. Questo era un altro motivo di appiccicata enorme, insomma. We were fighting on this a lot. Allora, now the cream has to cool down a little bit. La crema si deve raffreddare un po'. Appena si è raffreddata, ci mettiamo una pellicola trasparente in modo che non si fa la patina sopra. Però si deve prima raffreddare. It has to cool down a bit and then we put a little bit of clean foil on top, otherwise there will be a layer which we don't want. Le mettiamo nel backstage. Sciacquiamo questo. Ci siamo quasi. We are almost done with the dough preparation. Now, it's time for the fun part. Ta-da-da. It's time to have some fun. Lagrima Christi. Was not, I didn't put it in the menu, but it's essential. Prendiamo. Let's take again. Let's get back. We need this one. We don't need this one. Torniamo alla nostra pasta. Lavatevi le mani. Wash your hands. And get this. It's still very warm. It's nice. It's fine. Bello. This one we don't need it anymore. Now, you can use a mixer, right? But not everyone has. So potete usare un mixer se volete, ma non tutti ce l'hanno, giusto? Quello che vogliamo fare, dobbiamo ossigenare questa cosa. Il metodo a casa, ve lo faccio vedere fra un attimo, è quello di usare le mani energeticamente. Quindi che facciamo? Questo qua ci serve per cucire due uova. Ci servono adesso tre uova. Ok? Questa volta le mettiamo intere. Uno. E vai. What is very important in this phase is this sound. See? Can you hear the sound? And what you want to do is like to take the dough and to close it in your hands. Chiuderlo nelle mani, insomma, così. Uno. Due. Fate in modo che l'impasto assorba tutto l'uovo, insomma. Yeah, the dough has to absorb all the egg inside and it has to be energetic, eh? Con energia, proprio. Se deve sentire questo rumore, ma in cucina ve lo faccio sentire. Fase qua deve essere energetica. E tre. Is everyone on the same stage? Send me some comments. And not now, because non adesso, dopo, se non ci laviamo le mani. Ah, now, what is important is this sound. Can you hear the sound? This. Chak, 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 this one. This means that, I guess, I don't know, I'm not a chef. I think there is also some inside, yeah? So that's what we want to do. It has to become something like this, not too liquid, eh? Not too
dense. But if you did the quantity right, the one I told you, should be okay. Quindi deve diventare una pasta che è così, perché poi dopo dobbiamo mettere una sacca a poche. Quindi non troppo liquido, non troppo densa. È gialla, giallina, perché ovviamente ci sono le uova, il burro e tutto il resto. E questa è la nostra pasta asciutta. Abbiamo fatto la pasta, la crema, siamo quasi pronti. We did the dough. Yes, we did the cream, we are almost ready to eat. Allora, this one is going to be a bit sticky. So before you go to wash your hands, make sure that you clean it properly, because in your hands here now there are, let me check, more or less 2-3 zeppole like this. Okay? So nella mano ci stanno 3-4 zeppole, quindi pulitela per bene prima di andare a lavarla. Come la puliamo? Con un, eccolo qua, con un coltello, dalla, no, dall'altra, yeah? We can clean it with the spoon, with the knife like this. Ecco qua, e uno, guarda, c'è pure dei primi, it's cleaner than before. Ecco. Take everything is needed, because again, here there are 4-5 zeppole in your hands. I don't know how big is your hands, but my one, yes. Okay. Uno, due. Clean your hands, clean your hands. Clean your hands like this, and like this. Okay. Se non cade, lo lasciamo qui. Yeah, if it doesn't fall to the floor, almost. Eh? Wash your hands. Sorry for the shoulder. Sorry for the shoulder, I'm coming back. Un momento, ci risiamo. Lavatevi le mani. Inviate qualche commento e ditemi se siete tutti quanti allo stesso stage, diciamo, la stessa fase. Let me know if everyone has the same phase, if there is any problem, we solve it. Allora, now it's time to turn on the oven. We can start to do that. Possiamo iniziare a accendere il forno. Forno statico, come dice mia mamma, a 180 gradi. Non è di lato. Poi faccio un video qua. Quindi static oven at 180 Celsius and not Fahrenheit, Celsius. I did so many times this thing, I was outside of it, they were in the Fahrenheit and I didn't know and nothing was cooking. So 180 gradi statico, non ventilato. Ok. Acceso sopra e sotto, eh? So the oven on top and bottom 180 not ventilato, without the air, just static, okay? And we leave it like this. Nel frattempo iniziamo a pulire un po' questo qua, lo possiamo togliere. Questo qua, il limone, non serve più, farina non serve più, questo non so manco che cos'è, ah, zucchero, I don't know what it is, take everything, make everything clean, right? We don't need the kitchen anymore, well, we do, but later. Take this off, the only thing you want to have here, quello che ci serve adesso è carta da forno, baking foil, punto. Poi placca per il forno,
stacca per il forno, mettiamo dentro. So we put the foil within the thing. And quello che possiamo iniziare a fare, se le volete fare anche fritte, è di iniziare a mettere l'olio sul fuoco. Lo mettiamo a una fiamma normale, insomma, l'olio deve essere super caldo, queste cose. Dipende dalla cucina. If you are in Asia, so what we start to do now is to put the oil, the frying oil, on the water. I know there are some friends from Asia. So if you are in Asia, when I say low flame, if you think about the low flame of the wok, that's a high flame in Italy. So it has to be really low. What we want to do is like to use a pot like this, right? I need a lighter. Ta-da! There we go. That's the lighter. It came from the sky. Holy lighter. So, so what we do is to put the oil on the fire. Voila! I burn myself. Mi sono appena bruciato. E ci mettiamo sopra l'olio. Un litro d'olio. Togliamo questo. So we can start to put the oil in the on the fire, so it starts to warm up. What I'm doing now, first I'm gonna shake the zeppole because we're gonna start to bake them and fry them because they have to cool down. So quello che facciamo adesso, iniziamo a fare le zeppole. Le zeppole sono rotonde, yeah? They are rounded, so it's like a donut in a way. To make them, you can use sac à poche, you know, the pastry bag. But the one I had, it was the tip, it was a bit too big. And I said what I like is like a small one because I can eat it in one shot, right? So I won't make the big one for myself, but you can do it for yourself. So, con la sac à poche, prima facciamo le zeppole, l'impasto. Sia fritte che a forno. Il forno è acceso, 180 gradi statico e l'olio è sul fuoco, l'olio deve essere bollente. Allora, la sac à poche, diciamo la fine della sac à poche deve essere star shape, stella, per questo si vedono tutte queste rughe, diciamo, sulla zeppola. Però questa era troppo grande, a me non piace. Quindi ho trovato a casa una sparabiscotti, non è che mano. Che è un po' più piccola, insomma, è pure un po' più divertente. The fire here is a bit too much, so I will put it down a little bit because we are not ready yet to this. Ok, qua la punta, poi faccio la differenza tra le due punte. Questa qua, this one, big zeppola. This one, small zeppola. I prefer small zeppola. If you like big zeppola, you make a big one. Okay? Up to you. Mm-hmm. Now look, let's get this. Now, the one I have works like this, because this one is for cooking. So what I will do, I will just push this one and push with this one. So I will have a syringe. It doesn't have to be like this. Non deve essere così, eh? Una sac à poche, una normale sac à poche, questa qua va benissimo. Ok? Vi dovete solo regolare con la punta, insomma, che deve essere a stella. So, I'm talking a bit because the oil is making and this is making. So, è per darvi il tempo per fare le cose, insomma. Mi serve un cucchiaio. A caricare l'impasto, che non deve essere né troppo liquido né troppo denso, la siringa. Questa è un'altra cosa che facevo solo i grandi, diciamo, perché i piccoli, la capacità motoria non erano ancora sviluppate. This is also someone, only the adult were doing this thing, no? And we're just waiting to lick everything after. Carichiamola per bene, in modo che non ci sia aria dentro, se no c'è la zeppola che bolla. Ok,
iniziare. Se avete la sacca poche, vi potete aiutare con una cosa del genere. La mettete dentro e fate un risvolto. If you have a sack of poche, you can do like this. You make this one in a pot like this and you put it inside. So you don't smack the whole kitchen. Which I love to be honest. But, you know, after I have to clean as well. Make sure that you are on it. It's finished. And it's time to make some zeppoletti. If I can. Okay. I make a test. It's perfect. You see the pop? It's because there was air inside. Oh! Okay. Now. They don't have to be rounded. No. Rounded or not, they will be good anyway. So, con fermezza, non devono essere rotonde. Piano piano, guardate, la faccio prima qua, secondo me siete meglio. Piano piano, fate, non tirate l'impasto, io lo faccio rendere piccolino piccolino. Poi un'altra cosa che faccio è fare all'interno tipo una forma 8, in modo che dopo quando ci metto la crema non se ne scende, che ci abbiamo sta cosa dentro, e continuo a farlo, eccole qua, ne faccio diverse dimensioni e vediamo un attimo come vengono, una più piccola, un'altra più grande, un'altra rotonda, un'altra rotonda, ripeto, non so, buono stesso. Oh. Now, on this one, there is a nice story. In Naples we say, when someone is stingy, you have the hands of making zeppole. I believe that through the year, the zeppole is becoming smaller and smaller and smaller. So, people were making the zeppole smaller and smaller, so I believe it's because of the stinginess. La traduzione in italiano è più importante. Ah, cioè, a Napoli si dice te ne vanno a fa zeppole. Secondo me significa, non ho mai capito sinceramente, però secondo me significa che nel tempo le zeppole sono diventate sempre più piccole, quindi si è diventato ticchio. Quindi forse a me una fazzeppo significa proprio questo. Vabbè. Un'altra qua. Non le fate troppo vicine perché sennò quando si gonfiano si attaccano. Don't make it too close because then they're gonna blow up, they're gonna rise in a way in the oven. So they're gonna be one next to each other. I can feel the oven which is hot. I'm sweating. Oof. Almost done. Ok, ma ve le porto a far vedere da vicino. Queste sono quelle che sono uscite a me. Va bene? Hoppla, non le posso inchinare troppo, se le prendiamo a terra. Ok, con queste che faccio? Se il forno è caldo, li pure in the oven. So that's the one I just made. You see they are not rounded, they are not nice, but they will be good. So if the oven is ready, and I think my one is ready, because I can feel it, I will start to put this one in the oven. While we are cooking this one, right? It doesn't take long, it doesn't take short, it will take a bit of time. We will start to fry some of them. So, uno, due, tre, che San Giuseppe ci accompagni. Aspetta che l'altra volta abbiamo rotto la maniglia qua. Ok, e queste vanno nel forno. Ci siamo quasi. Prendiamo questa, riempiamola di nuovo. Che ecco qua. Ci siamo tutti? Tutto a posto? Is everyone following? Ok. And let's refill it, the gun. I have a gun, you have a bag, you do whatever you want. Fill it back, which is a saying, fill it back. Oh, good. We put it inside, make sure we press a little bit, not too much, so the hair can come up.
We don't want to waste anything, because otherwise you will regret it after. When you see this thing after, it's like, oh, I should have done more. Yeah. Okay. This thing is nice, but it's boring. Okay. Now, this one works very well. I will get one more of this foil. See, what I will need in this case, I will get just a chopping board as a base. Okay. Like this. Yes, made it. Okay, I will use this one and I will show you why. Oil up, because that's time for frying. So if I remember well, I make the zeppola before. This one. Okay. Again, I'm doing a small one because I like to eat them in one shot. You can make a big one as well, up to you. That's the hair I was telling you before. Doesn't matter. Ne faccio altre. Inizia a fare caldo tra l'olio e il forno e tutto il resto, inizia a fare caldo. Vediamo se riesco a finire tutta la siringa. No. Vabbè, facciamo altre dopo. Poi che faccio? Piglio le forbici e mi taglio le zeppole, così. What I will do, I will cut the square, and when the oil is ready, I will just put everything in the oil, and then I take off the paper. So you don't lose the shape, così non perdiamo la forma. Tanto la carta si staccherà. Ok. So I have all of this little paper here. It's better to prepare them before, because to fry them is very quick. So better to have already all of them ready somewhere, so you can just throw them in. You will need something like this to fry, right? And then something to put them inside, which can be this. Okay. Okay, just something to put them inside. Wait, some paper, because there is a bit of oil involved, so you can dry them a little bit. So, as I was saying, come stavo dicendo, facciamoci quadratini con le zeppole sopra, perché la cottura è molto veloce. Ce le mettiamo qui da fianco. Questo. We will also need a plate. Per me. Also need a plate to make both to put all the paper, right? The one we are frying. Questo copre qua. The oil has to be very, very hot. Again, if you are in Asia, this very hot is not burning hot, right? It will be medium hot, otherwise you will burn everything. But you will understand why you are making it. There is no science behind it. Non c'è nessuna scienza, insomma. Okay.
We have all the paper ready here. I can make one more here. Everything is very hot. The oil is not ready yet, so I have time to do the other one. Don't forget to have a look of the other one, and you will see they are rising. They are so nice. They are so nice. So fantastic, questo qua dentro. One more, I think, and then I can refill it again. Now, the one in the oven, the one you make in the oven, they are much better the day after, because the choux paste is going to get a little bit hard now. So up to you. I prefer it to eat the day after. Quella là a forno sono meglio il giorno dopo. Quella là fritte sono meglio fresche, insomma, perché sennò si riempiono d'olio. Per non farle riempire d'olio, se le tenete mai in frigorifero, mai in frigorifero, se la tenete in frigorifero ci mettete un po' di carta assorbente sotto e la cambiate. Ogni 2-3 ore si cambia, in modo che l'olio non rimane nella zeppa. Ci siamo quasi. L'olio è quasi pronto, pure io. È un peccato, però, quella. It's a shame to leave this one there. We need to eat it all. Ma quanto ne sono? I thought there were less. Vai, zeppolina. Ecco qua. Since I have time, I will refill it again. So as I was saying before, it's like since we can't get out from the home, right? So we can't really go and buy zeppole this year. So I made this live stream so everyone can make it and they can enjoy it. Because there is not Father's Day without zeppole here, right? Non c'è San Giuseppe senza una zeppola, che caspita. Se no veramente c'è una rivoluzione. Senza zeppole qua non funziona. Allora, ne facciamo altre 3 o 4. Me le taglio un po' che non c'ho spazio. Quello sta andando. Taglio la carta da forno. Ovviamente la carta da forno, se voglio dire, estremi rimedi. Like, you don't need a scissor for this, right? Yeah. The one in the oven is a piece of art. È un capolavoro quello là nel forno, non faccio dire. Date un'occhiata, che già le sento. Madonna mia! Give an eye to the oven. If you put it in the oven, because I can feel the with the zipper. Yes. Okay, there is just another one within this, and we don't want to waste. Absolutely. Wow, I'm sweating with this oven. Like, yeah, they're nice. There is, I think, 1 or 2 left. Almost finished. We don't need this. I will try to make this one a little bit bigger and see what happens. One, because I don't have space, and two, because I think it's the last one. Very technical. Okay. Done.
We are almost ready. Let's close this one because now you're frying and there is a smell going everywhere. Close the other rooms if you're frying. Close all the rooms. Close your living room. Close your bedroom because the smell will go everywhere. So we don't need this anymore. Let's not forget the cream, remember? So I will need a bit of... Non ci dimentichiamo della crema che si è raffreddata nel frattempo e ci mettiamo un po' la pellicola. Spero che vi state facendo aiutare da qualcuno, insomma. Pigliamo la pellicola, tagliamo e la mettiamo a contatto con la superficie. Ora vi faccio vedere. He has to touch the surface of the cream. Right? This. It looks a little bit thick, but it's okay. I hope your one is better. Spero che la vostra sia meglio. Allora, faccio un test. I do a test. I put a little bit of dough here and see what happens. He has to fry straight away. Oh, ci siamo. My one is ready. I don't know yours. Now, this is very important, the thing with the oil. Se buttiamo 3, 4, 5, 6 zeppole alla volta, l'olio perde la temperatura. E quando perde la temperatura, le zeppole si fanno piene d'olio. E noi questa cosa la vogliamo evitare assolutamente. Quel pochino che ho messo è già pronto. Quindi questi sono i tempi di cottura. Lo rimetto dentro, giusto per capire un po' che è successo. Lo metto qua. Nel frattempo lo proviamo. Prendo altri due fazzoletti. I get some of the absorbent paper as well. È fantastico. Mamma mia, buono. Ok. L'olio è quasi pronto. Faccio. I can do another test. I know this test is for me. Sembra buono. It looks okay. Now, when we put the zeppole inside, it's not like one side and the other side. We need to move it and throw it and turn it every time. Okay? So it's a job that requires a little bit of attention. Otherwise, there would be one which is very cooked, let's say, and the other one no. So what we want to reach something which is brownish like this. So I show you. Eh? Something brownish like this. Okay, then we leave it on the paper and then the oil we just put on. We will do just a few of them and then the rest we do it baked. Okay? So ne facciamo solo un paio fritte così e poi il resto le mettiamo nel forno. Che diamo un'occhiata, che direi sono quasi pronte. Quindi io aspetterei un attimo prima di fare queste cose. Iniziamo a provare un po' di questo. Eh? So I'm waiting a little bit because one and the other, you're almost ready. So, I'll come back in a second. I'll fill my glass. Stay with my zeppole for a second. Glass is filled. Let me check here. Sì, ci serve un panno da cucina, sta dietro l'olio, abbassiamo un po' la fiamma dell'olio e questo qua dove metto, faccio un po' di spazio, speriamo di non fare casini, ecco qua, e le prendiamo dal forno. Sono fantastiche. Bellissime. Allora, I show you. Buon. Torna accendo tanto che statico. Eh? Something like this. Is that okay? This color. I'm burning myself.
So at the moment we have this one. You see this one is the right shape for a that's why I made it like this. This one, we let them cool down because we can put the cream on top, huh? In whatever we want. So I will just get a plate. Just a plate. Take from here. As I said, the one baked, they perform much better the day after. So quella là al forno fanno una performance migliore il giorno dopo. Perché la pasta asciuga al momento è un po' dura. So I will leave it like this for the moment. Just put it on. In this one, I can start to place, you know, the other one. The one I did before. On top of this one, so I can take this off. Right? Oh, there are those cherry here. There. I love them. Seriously. Ma chiamano qua dietro queste cose. Aspetta. Mi ha una sola. Oh. All right. Slowly, with love. Put this here. What I will do now, because the tray is hot from the previous one, I will put it a little bit higher. So, quello che faccio di solito adesso, alla seconda infornata, diciamo, è quello di mettere la placca, diciamo, il vassoio, un po' più alto, perché già è caldo, quindi sotto si cuoce un po' di più. Le metto qua. L'olio, abbassiamo la fiamma del tutto, così la temperatura scende un po', se no si brucia. Penso che sia abbastanza. Sì. Questo lo mettiamo in forno, veloce, che l'olio è pronto. Ok, ed è ora di friggere. Alziamo un po' la fiamma, zeppola dentro, we put it inside. Again, one at a time, eh? The paper will stick out. When the paper sticks out, you start to turn it. Questa è la carta. This is the paper. And you start to turn it inside, like this. Questo mettiamo qua. Prima zeppola pronta. It's very quick because the oil is very very hot. Ma inizio a mettere pure due alla volta, se sono piccole. You can put two at the same time if they are small. But I prefer to do one by one since we have time. We need to wait for the other one. So the other one has to cool down so we can do things properly, right? Fatele girare le zeppole dentro, eh? Questa cosa è importantissima. Se no si abbambano. They are not nice, but they are good. Non saranno bellissime, ma sono buone. L'olio è caldo, bello caldo, giratela per bene, fatela cuocere 2 minuti. Com'è buono. Subito mettiamo pure quell'altro. Sì. La carta si stacca, la togliamo, aglio, be careful because the oil is hot, take everything out, le friggiamo, it has to be just a little bit, you know, golden outside, don't do it too much, put it another one inside, one by one, this one I did it professionally. Una alla volta, facciamo le zeppole. Madonna mia, molto buono. Dillo com'è? Che ore sono? Ah, ci siamo quasi. Questo qua è fatta. Questo qua è fatta. Okay.
Questa è fatta pure questa. This one is done as well. We carry on doing the one we have. Those ones I have to cool down, and this one is better eaten today actually. While the big one, you can use it tomorrow as well. Actually, it's better tomorrow. So, fresh, fried, baked, tomorrow. Ci siamo quasi! Ci siamo quasi! You. When the oil is becoming very, you know, hot, it's fantastic. Quando l'olio è caldo, è fantastico. Quando entra dentro, una magia. Vai! Due, ci abbiamo le nostre zeppoline qua. Ah, storia delle zeppoline che mi ha detto un'amica mia che fa la guida turistica. Mi ha detto che si fanno le zeppole, ma in tutta Italia, un po' in tutta Italia. Perché, come si chiama? San Giuseppe, il compagno di Maria, a fianco a falegnameria, insomma, per sostenere un po' la famiglia, si mise a vendere delle frittelle fritte. E quindi, probabilmente, quella là tradizionale è proprio la zeppola fritta. Abbiamo fatto le zeppole fritte. So, the story is that Joseph, virgin partner, the fire is off. The virgin partner, he was a carpenter, right? But to make more money, a little bit, he opened this fried donuts shop. And that's why we do this cake today, actually, right? Keep the oil out of everyone in the house. I will open a little bit the window. There might be a bit of noise, but yeah. Cool. Now, let me show you what we have here. We have this nice little crunch inside. See? Very nice. You see inside like this? Try, very nice. Now you have to cool down. Yeah. In the meantime, we have the one we made before. Ta-da! Hello. Now we need a nice plate, which I have there. Okay. I will put some paper on the bottom. Actually, for the fried one, yes, but for this one, we don't need it. I will place them. They are really nice. They look really nice, very small. No, people that you, again, this one is a small one, right? Which is like this, and I like it. Then you can make a bigger one, but you need, where is the sucker portion? Where is the pipe mat? Yes. We need the tip of this one bigger. So the one I had was small, so just, you know, try to find your balance between the two. Just to repeat a little bit what we did. Allora, ci siamo quasi. Here our zeppole. Ah, what I didn't do was to wash the syringe. I will do it now. In the meantime, we have to wait for the one in the oven, so we have all the time. Abbiamo tutto il tempo per sciacquare anche la nostra cosa, dato che dobbiamo aspettare comunque per quella che si fanno in forno. Quindi stiamo ancora e poi sistemiamo. Ah, ce l'abbiamo fatta. Sciacquiamo questo, un cucchiaio. Oh, there was a look at this. Ah, with this one we can do a beignet, actually. Questo qua. And we do it. We don't waste anything. Got a bit of paper. That's a present.
let's go this card, Ziplet Vignette. Yeah, let's go for it. Because we don't want to waste anything. You get this one. And whatever is the leftover, I will make a bigger one. You just leave it here, like this. It's quite big, it's nice. And then we will bake it like this. So this one is a huge vignette. We don't waste anything. So we wash this. Sto pulendo la siringa che ci devo mettere la crema dentro. Nel frattempo do un occhio a quello che stanno in forno. Sorry for the shoulder. Scusate le spalle, ma così è. Ok, questo è pulito. Questo non ci serve. Puliamo per bene qua. Pulito, 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 sciacquato, va bene. Ok, siamo pronti, ready to put the cream. I'm ready, I don't know you. So I give you a little bit, vi do un altro po' di tempo per pulire un po' la sacca a poche. Ah, rimettiamo questo dentro così, dall'altro lato. Ecco. Io sono pronto. Voi fatemi sapere, send me some message if you're ready for the next step, if you need more time, I don't know. You tell me. I'm in. So let's come back with this funny toy. Hello. Ecco. Uno, due. Questo è il nostro bignè per dopo. Un'altra magia pure questa. Le zeppole, ve le faccio vedere un'altra volta, così vi do un altro po' di tempo. Questa qua. Sono queste qua. Carine. Vedi? Sotto un po' più... non fa niente. Piccoline. Che si devono mangiare con un solo boccone. Questa è la tradizione, it's my home tradition. Ok, crema, la crema ce l'abbiamo qui, forse ci riesco a mettere pure queste qua fritte, che nel frattempo si sono un po' raffreddate, quindi facciamo una sola cosa, speriamo la crema abbastanza, se non è abbastanza ne fate altra, eccole qua. Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito, fra poco ce ne mangiamo uno. You're almost done. In few minutes we're gonna eat it again. Ok, we need to put the cream inside the sausage. Get a spoon. Oh, I have something better. This. Ok. Actually, the spoon was better. Put the cream inside, make sure it goes everywhere because after you have to lick it. Assicurati che sta crema vada dappertutto e poi devi leccare. My one looks a little bit thick, to be honest. But it's cool, no problem. Quello che ho fatto io mi sembra un po' thick, densa, come devo dire. Però va bene lo stesso. Riesce o non riesce, sempre zip riesce. Ok, la crema è pronta. Questo qua si deve prendere qua, mettiamo qua. No. Mi sembra buono invece. Pronti? On top of the zeppola. Così, tada, un cerchietto, basta. Un pochino qua. Avete visto? Abbiamo fatto. When we did this shape here, it's holding the cream, so it doesn't go down. On top of this.
if you can make it. Now, it depends on the quantity of the zeppole or the cream. If it's not too much cream, it takes 2 minutes to make it again. Just on top, sopra così. Oh, ce la facciamo giusto giusto con questo piatto, credo, con la crema. Ne devo fare? I will make another one, but the one I have in the oven. Un po' di crema sopra. Ok. Oh, at my place, usually we will put before the cherry and then the sugar. But other people do the opposite. Okay, let's do the opposite, just to make people happy. Which is, now I will put the icing sugar on top, and then finally I will place the cherry. Yeah. Allora, prima lo zucchero e poi le ciliegie. Boh, io sto usando questo. I'm using this one. She's very professional, eh? To be honest. We used to make it with sugar with the spoon. You can use whatever you want. Put some sugar in the strain. If you don't have it, it's not a problem. Get a spoon. I show you with the spoon. And then I do it with the strain. Faccio vedere prima come funziona con il cucchiaio e poi con lo strain. Strain con il filtro, come esce tu chiamato. Vabbè. Così. Bit too much. With the strain we work much better, which is this. That's what I'm saying. Be generous with the sugar, eh? Lascio qua, ci metto subito una ciliegia sopra, a brodo. So I made it like this because it's one shot, look. Fantastico. Buonissimo. Buono. It's very nice. Buono, eh? Okay. Ah, I can put the other cherry on it. I'm using chopstick because I want to show off. Sto usando le bacchette perché voglio atteggiare un po', insomma. But you can use a spoon, you can use whatever you want. Ecco qua. Le zeppole nel forno. We are ready. With the one in the oven. Voila. And I can turn on, no, the beignet. Now, because we were doing this and the other one, some of them, they will come a little bit more brownish like this. It's okay. Pure queste potete mangiare. Poi dopo ci metto quel bignè enorme, fantastico quello che c'ho là dentro. Finisco questa. I still have to try the fried one. Devo ancora provare quella fritta. Caduto. Ci siamo quasi. Zeppole. Ci siamo quasi, è quasi finito. We're almost done, almost done. Last touch, really. Last one, two. Oh, I forgot one.
Buono, buono, buono. Amaremo, no? Allora. This is the final little thing. Now, I didn't try the fried one. Mmm, it's fantastic. È buono, 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 ma buono veramente. So now you understand why I did it one shot, eh? Mm-hmm. Allora. Zeppole is a finito, we're done for today. Now, if you need a tutorial, I made some video, I can send it to you, and I can tell you how this thing is gonna work. Se avete bisogno di tutorial, o vi rivedete il video che poi sarà tempo scaduto, o vi rivedrete il video che sarà su Facebook, oppure ho fatto dei tutorial degli step. Ok? Tutorial is in English, but you know, you can see what happened. Mandatevi le foto delle zeppole, delle persone che stanno mangiando, i commenti, i video, tutto quello che riguarda questa cosa. Allora, buon festa del papà, buon San Giuseppe a tutti quanti e buona zeppola a tutti quanti. Buono! Ciao!